Per statocotidiano.it, Pasquale Cataneo. Come mai sulla foggia Manfredonia c'è questa chiusura al Tenotram? Addirittura si parla di smantellamento. Beh, questo purtroppo per chi non ha seguito le vicende sembra una novità, ma in realtà la riduzione del finanziamento di quella progettualità che all'inizio valeva 80 milioni di euro, passati poi a 60 e addirittura praticamente assenti, nel senso che sono stati eliminati qualche anno fa, proprio perché c'è l'ignavia della classe politica foggiana, in quanto si stanno ripristinando addirittura le ferrovie dismesse e la foggia Manfredonia, che può avere lo stesso sistema di esercizio, e questo è stato detto più volte e anche trasmesso agli organi istituzionali foggiani, anche regionali e nazionali. Ebbene, questa cosa purtroppo stride tantissimo con quelle che sono le previsioni di mobilità sostenibile, di transizione ecologica, ancorché la valorizzazione del porto altifondale di Manfredonia, quindi l'elettrificazione della linea Foggia-Manfredonia, metterebbe in condizioni di avere lo stesso modello di esercizio che funziona benissimo sulla Foggia Lucè. Eppure qui a Foggia, a Bari, a Roma, si fanno su queste cose delle scelte contraddittorie all'ennesima potenza. Secondo lei questa struttura quindi finirà per diventare l'ennesima cattedrale nel deserto? Beh, sicuramente se non c'è una capacità reattiva del territorio, di tutto il livello istituzionale, dei parlamentari che sono ignavi su queste cose, in quanto c'è la contraddizione più unica che rara delle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di tutta la programmazione dei documenti DEF con gli allegati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è inanerrabile che si possa andare avanti in questa maniera. E quindi per primo, nell'ambito del Collegio degli Esperti, con la prima riunione della Commissione Trasporti alla Regione Puglia, io porrò questo problema insieme con altri, tipo l'estensione del corridoio Baltico-Adriatico fino alla Puglia, oggi si ferma ad Ancona, perché la mobilità, il trasporto, l'alta velocità, i sistemi correlati di trasporto pubblico locale sostenibili sono l'essenza per un futuro migliore. Se questo non lo comprendono qui a Foggia e in provincia, come si fa poi a portarlo ai livelli decisionali regionali e nazionali? Bene, l'impegno è questo. E i cittadini, io faccio un appello ai cittadini, non aspettiamo che arrivino le chiusure, agiamo uniti per prima. Quindi Cataneo, secondo lei a chi potrebbe giovare lo smantellamento di questa struttura? Beh, sicuramente non giova ai cittadini, ma anche ai sistemi produttivi, alle città di Manfredonia, Foggia e quelle connesse. E quindi io credo che, diversamente dalle aziende con le ruote di gomma che distribuiscono, possono farlo utili, le aziende con le ruote di ferro gli utili non li distribuiscono, li reinvestono. E quindi è ancora più contraddittorio che ci sia questa propensione incapitanata a investire sulle ruote di gomma e a disinvestire, addirittura ad eliminare le ruote di ferro. Secondo lei cosa si può fare nell'immediato? Quali le azioni da intraprendere? Beh, in primo luogo il presidente della provincia, che è responsabile della redazione del piano di bacino provinciale dei trasporti, deve convocare una riunione urgente, in quanto anche la stessa Università Federico II di Napoli pare abbia detto che il progetto BRT, di quello di cui si tratta, è non fruibile e addirittura non conveniente, e quindi il modello di esercizio che noi già sperimentiamo positivamente sulla Foggia Lucera si può attuare in maniera del tutto analoga sulla Foggia Manfredonia. E io aggiungo, la portualità, la logistica, Foggia, il consorzio ASI hanno le potenzialità per avere necessità anche del trasporto merci oltre che passeggeri. E se togliamo la linea ferroviaria, il porto che oggi è connesso magari solo senza elettrificazione, elettrifichiamo quella linea e facciamo in modo che i tempi di percorrenza si riducano. Rendiamo il trasporto pubblico sostenibile, competitivo e anche accessibile. E l'invito che io faccio al presidente della provincia di Foggia: convochi subito un tavolo, non se ne stia seduto lì su queste questioni che sono fondamentali per il territorio. Grazie.